Ciao a tutti, oggi preparo il polpettone con le patate. È un piatto della tradizione, si può fare in 10.000 modi e di solito lo si cucina in forno con tempi lunghissimi. Io ve lo propongo in 25 minuti con di contorno di patate e metà del peso totale della carne di salsiccia, quindi è un polpettone di macinata sceltissima e salsiccia. Mi raccomando, scegliete sempre ingredienti ottimi perché la cucina in microonde riuscirà sicuramente ad esaltarli. Ora vi lascio alla preparazione e spero tanto vi piaccia. Se vi è piaciuto il video mettete un like e magari iscrivetevi. Ciao! Per il polpettone quindi abbiamo bisogno di 400 g di trita sceltissima, o di manzo o di vitello, decidete voi in base al vostro gusto, e 450 g di salsiccia, 2 uova, 4 cucchiaiate di farina, mentre 5 cucchiaiate di pan grattato, mezza fesa di aglio tritata, una spolverata di grana, sale, se volete del sedano, delle cipolline e per contorno le patate. Inserisco in forno boil, quindi io utilizzo il mio programma Steam per 4 minuti. Prepariamo le patate. Io le lavo e le taglio e tengo anche la buccia. Ecco che ho disposto le patate lasciando lo spazio per il polpettone. Non ho fatto molti strati, siamo al massimo a 2-3 strati. E quindi io passo un filo d'olio, un po' di sale. Controlliamo. Il polpettone mi sembra cotto. Ecco qua il piatto. Possiamo aprire le cipolle senza ossionarci e andiamo con funzione crisp imposto intanto 12 minuti. Dopo aver lasciato per 6-7 minuti il polpettone a cuocere insieme alle patate e quindi avergli permesso di lasciare un po' del suo succo, tolgo il polpettone anche perché voglio evitare che si rinsecchisca e faccio continuare la cottura delle patate. Per terminare la cottura e poi inserire il polpettone e quindi finire la gratinatura, aggiungerò altri 9 minuti. Quindi in totale sono 21 minuti di cottura. 4 minuti dalla fine della cottura aggiungo il polpettone e termino. Mentre taglio il polpettone do qualche minuto di grilla alle patate inserendo la griglietta bassa. Anche le patate sono cotte, quindi in piatto. Così. E così. Ciao!